per diversi secoli e ancora di più in questi ultimi tempi, il cielo ci ha avvertito che interverrà in modo decisivo sulla Terra perché siamo andati lontano dalla sua volontà. Questo avvertimento è stato ripetuto in diverse apparizioni, con leggere varianti che talvolta dipendono dall'interpretazione delle parole della Vergine o del Veggente e altre volte a causa di interferenze nella comunicazione. Questa diversità di interpretazione si riscontra anche nei Vangeli, dove gli evangelisti narrano gli stessi eventi con differenze. In questo racconto parleremo di alcune apparizioni avvenute negli anni 80 e 90 in Spagna, che presentano alcune differenze rispetto ad altre apparizioni riguardo ai tre giorni di oscurità, attirando quindi particolare attenzione. Tuttavia, come sempre, consigliamo di prendere i messaggi ricevuti dai veggenti per discernimento e di non considerarli come una realtà incisa nella pietra, immutabile. Quando gli eventi arriveranno, dovremo tenere in considerazione tutte le cose che abbiamo letto come possibili alternative a ciò che potrebbe accadere. Questi messaggi ricevuti da questo veggente presentano lo stesso contenuto generale delle altre apparizioni del XX secolo, ma con alcune leggere differenze che li caratterizzano. Prima di iniziare, ricordo che nella descrizione di questo video troverete i link al testo di ciò di cui stiamo parlando, al nostro canale Telegram e alla newsletter di Forum della Vergine Maria. Vi consigliamo di iscrivervi a questo canale YouTube facendo clic sulla campanella per ricevere notifiche, di mettere mi piace a questo video e di condividerlo con i vostri amici, poiché offriamo materiali esclusivi e di alta qualità che non troverete altrove. Dal 4 aprile 1985, Gesù, il Padre Eterno, la Santissima Vergine Maria come Nostra Signora dei Dolori e gli angeli appaiono nella tenuta di Nazareth a Talavera, in Spagna, a José Luis Manzano, trasmettendo attraverso di lui centinaia di messaggi. Questi messaggi ruotano attorno a un grande avvenimento imminente nel mondo, in cui si potrà vedere la grandezza di Dio, la sua onnipotenza, ma allo stesso tempo saranno evidenziati tutti quegli insegnamenti che molti hanno già dimenticato, le leggi che Dio ha dato a Mosè da consegnare all'uomo. Vengono anche annunciati l'avvertimento, il miracolo, i tre giorni di oscurità, il castigo e gli eventi preludi ad una guerra nucleare. La Chiesa non ha preso posizione su queste apparizioni. José Luis è nato nel 1972 e attualmente è sposato e padre di due figli. Nel 1997 ha fondato, insieme a parenti e amici, un gruppo di persone che distribuisce cibo e beni di prima necessità nelle aree più bisognose. All'età di appena 12 anni, mentre lavorava con suo padre in una piccola tenuta di 500 metri quadrati, la mattina del 4 aprile 1985, Giovedì Santo, un angelo gli toccò la spalla e gli disse di non temere, annunciandogli che avrebbe incontrato la Regina del Cielo in una piccola stanza al piano di sopra. Così avvenne, e da allora Gesù, il Padre Eterno, la Santissima Vergine e alcuni angeli si sono manifestati quasi quotidianamente attraverso di lui. Per diversi secoli e ancora di più in questi ultimi tempi, il cielo ci ha avvertito che interverrà in modo decisivo sulla Terra perché siamo andati lontano dalla sua volontà. Questo avvertimento è stato ripetuto in diverse apparizioni, con leggere varianti che talvolta dipendono dall'interpretazione delle parole della Vergine o del Veggente e altre volte a causa di interferenze nella comunicazione. Questa diversità di interpretazione si riscontra anche nei Vangeli, dove gli evangelisti narrano gli stessi eventi con differenze. In questo racconto parleremo di alcune apparizioni avvenute negli anni 80 e 90 in Spagna, che presentano alcune differenze rispetto ad altre apparizioni riguardo ai tre giorni di oscurità, attirando quindi particolare attenzione. Tuttavia, come sempre, consigliamo di prendere i messaggi ricevuti dai veggenti per discernimento e di non considerarli come una realtà incisa nella pietra, immutabile. Quando gli eventi arriveranno, dovremo tenere in considerazione tutte le cose che abbiamo letto come possibili alternative a ciò che potrebbe accadere. Questi messaggi ricevuti da questo veggente presentano lo stesso contenuto generale delle altre apparizioni del XX secolo, ma con alcune leggere differenze che li caratterizzano. Prima di iniziare, ricordo che nella descrizione di questo video troverete i link al testo di ciò di cui stiamo parlando, al nostro canale Telegram e alla newsletter di Forum della Vergine Maria. Vi consigliamo di iscrivervi a questo canale YouTube facendo clic sulla campanella per ricevere notifiche, di mettere mi piace a questo video e di condividerlo con i vostri amici, poiché offriamo materiali esclusivi e di alta qualità che non troverete altrove.
dal 4 aprile 1985, Gesù, il Padre Eterno, la Santissima Vergine Maria come Nostra Signora dei Dolori e gli angeli appaiono nella tenuta di Nazareth a Talavera, in Spagna, a José Luis Manzano, trasmettendo attraverso di lui centinaia di messaggi. Questi messaggi ruotano attorno a un grande avvenimento imminente nel mondo, in cui si potrà vedere la grandezza di Dio, la sua onnipotenza, ma allo stesso tempo saranno evidenziati tutti quegli insegnamenti che molti hanno già dimenticato, le leggi che Dio ha dato a Mosè da consegnare all'uomo. Vengono anche annunciati l'avvertimento, il miracolo, i tre giorni di oscurità, il castigo e gli eventi preludi ad una guerra nucleare. La Chiesa non ha preso posizione su queste apparizioni. José Luis è nato nel 1972 e attualmente è sposato e padre di due figli. Nel 1997 ha fondato, insieme a parenti e amici, un gruppo di persone che distribuisce cibo e beni di prima necessità nelle aree più bisognose. All'età di appena 12 anni, mentre lavorava con suo padre in una piccola tenuta di 500 metri quadrati, la mattina del 4 aprile 1985, Giovedì Santo, un angelo gli toccò la spalla e gli disse di non temere, annunciandogli che avrebbe incontrato la Regina del Cielo in una piccola stanza al piano di sopra. Così avvenne, e da allora Gesù, il Padre Eterno, la Santissima Vergine e alcuni angeli si sono manifestati quasi quotidianamente attraverso di lui. La possibilità di una guerra nucleare fu comunicata dal Signore e fu collocata dopo l'avvertimento e come preludio al castigo. Fu descritta in questo modo interessante: un uomo potente dell'alta società sarà assassinato e scoppierà una guerra. Cercheranno di sfociare in una guerra nucleare, ma mio padre disegnerà nel cielo una croce che rimarrà visibile per 7 giorni. Quando il tempo stabilito sarà concluso, 10 minuti prima di mezzanotte, un grande terremoto scuoterà la terra. Con una preghiera di 8 giorni, inizierà il primo giorno, quando i miei angeli eseguiranno la giustizia stabilita. A quel punto, si chiede a tutti di pentirsi, inginocchiarsi e lodare il Padre. Chi sono coloro che apporteranno questi cambiamenti? José Luis non lo specifica nei suoi messaggi, ma si fa riferimento ai modernisti. Tuttavia, è importante considerare che queste apparizioni non hanno ancora ricevuto una posizione ufficiale dalla Chiesa, quindi è necessario discernere e riflettere attentamente su ciò che viene trasmesso. Il loro contenuto globale è allineato con gli altri messaggi del XX secolo, ma presentano alcune differenze che li rendono distintivi. In conclusione, queste apparizioni di Nazareth in Spagna, ricevute da José Luis Manzano, portano messaggi che richiamano l'attenzione e invitano alla riflessione sulla grandezza di Dio, sulla necessità di pentimento e penitenza, sull'avvicinarsi degli eventi finali e sulla purificazione del mondo. Nonostante le leggere differenze rispetto ad altre apparizioni, è importante considerare questi messaggi con discernimento, sapendo che il loro contenuto può offrire alternative e possibili interpretazioni degli avvenimenti futuri. L'invito è a diffondere questi messaggi, a essere la luce del mondo e il sale della terra, ad essere testimoni di Cristo e ad abbandonare le cose che generano discordia. È importante prepararsi per accogliere ciò che verrà e arrendersi al volere di Dio. Nel frattempo, dobbiamo rimanere vigili, diffondendo la parola e la misericordia di Dio, consapevoli che il suo piano di redenzione si sta compiendo secondo la sua volontà. Ci vediamo nel prossimo video, ciao amici ed amiche!